Eccomi qua, sono tornata, mi vedete? Ho riavviato la chat in un altro video, spero ci siate. Farò velocissimo, giusto per salutarvi, per dirvi che Aspetta, adesso. aspetta, 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 falli arrivare, che gli arriva fuori il messaggio. Ah. Ok, ciao Meg. Eccovi qua. Sì, sono tornata. Purtroppo qui si è scatenato un temporale di quelli furiosi e furenti, quindi la connessione è saltata. Farò in fretta, vi dico semplicemente ciò che vi stavo dicendo. Adesso nella didascalia vi dirò la data di consegna, che è tra circa 3-4 settimane, e le modalità di sviluppo del lavoro. Poi invece sotto al video, non questo, quello lungo, vi metto tutti i link dei materiali che vi consiglio. Ovviamente potete comprarli dove vi indico io oppure cercarli dai vostri rivenditori di fiducia. La carta, compratela oramai sempre dai 180 grammi in su, voi senior e di quarto, quando la comprate ruvida. Quando la comprate liscia potete comprarla anche leggermente più bassa perché tanto non l'acquerelleremo né passeremo materiali aggrappanti. Detto ciò, uno di voi tempo fa mi diceva che il proprio rivenditore disconosce, non conosce, dice che non esiste la carta semiruvida. Ragazzi, i gestori dei negozi di belle arti non conoscono i materiali, ma voi Non oramai, tutti. non tutti, vabbè, non è che non sono tenuti a conoscere i materiali, però voi sì, vi basta passare la mano su un foglio per capire la grana di una carta ruvida, semiruvida, lineata, grani, insomma, oramai avete un'esperienza tale da farvela voi la sintesi di ciò che vi serve. Non aspettate sempre che il negoziante vi imbecchi, perché molto spesso lui stesso non lo sa fare. Allora fatevi vedere delle carte ruvide, dopodiché comunque cercate una grana media, una grana fine, quelle sono le semiruvide, quelle che io intendo come semi ruvide. Quindi, per quanto riguarda la vostra esperienza, dovete farla sul campo. Io vi posso indicare comunque in info box quelle che sono le carte che sono più adatte ad essere un pochettino più multifunzione, diciamo così, farvi spendere meno, comprare un blocco, poterlo usare per l'acquerello, per il pastello e via discorrendo. Detto ciò, vi saluto, vi mando un grande bacio, grazie per essere stati con me anche stasera. Mi raccomando, qualunque problema abbiate, scrivetemelo sotto al disegno. Io andrò ad aggiungere, questo disegno è unico per tutti e cinque gli anni. Man mano che ci saranno le lezioni, andrò ad aggiungere le didascalie per i vari anni. Non so bene Quindi le consegne. la consegna ve la dico in didascalia. Allora, fatemi vedere, ve lo dico subito quando è la Aspetta, consegna. ce l'hai là il Posso? calendario. No, a me serve l'ultimo, l'album. Sì. Un momento che vi dico subito quando è la consegna. Momento. Voglio la cioccolata. Ancora Ma ce voglio n'è la cioccolata? cioccolata. Non l'abbiamo? Sì, ne abbiamo comprata. Evviva! Allora, un attimo che qui il bambino vuole la cioccolata, però prima. Quindi il primo consegna il 29, quindi la consegna è il 5 novembre, ok? Il 5 novembre. Martedì 5 novembre, avete un sacco di tempo, lo voglio perfetto questo compito. Fate del vostro meglio. Va bene? Chi è al primo deve acquistare solamente le matite della gamma B, dalla 2 alla 10, una gomma pane, una gomma bianca normale e un buon temperamatite e se volete uno sfumino. Bene, alle 10 si ritorna. Ve lo scrivo, Rossella. Non troverai tutto scritto in didascalia. Va bene? Beatrice, io non ti devi affatto scusare, le domande non sono mai assurde perché molto spesso noi dell'ambiente diamo per scontate una serie di problematiche che per voi sono invece molto importanti. Fate bene invece a dire tutti i dubbi che avete, non vergognatevi mai di esporre i vostri dubbi perché ci dà l'opportunità di fare meglio il nostro lavoro. Per il secondo anno cosa? Anna?
Voi lo saprete il giorno della consegna del primo disegno, quindi quando consegnerete il vostro disegno saprete sia cosa fare sia quando sarà la prossima consegna. Un disegno alla volta, non ci accavalliamo, va bene? E allora vi mando un grande bacio, vi auguro una buonanotte, vado a compilare tutto quello che vi può essere utile, sotto al video vi lascio tutti i link, dall'altra parte invece vi lascio la didascalia su Facebook. Avviso che per non starvi ad annoiare, nei prossimi giorni dovrò fare un video per Facebook, per Instagram e per qui YouTube, in cui spiego le modalità di accesso al primo anno del corso di disegno, perché sto venendo bersagliata da mail che mi chiedono come entrare al corso di disegno. Ora, posto che ci sono ancora 25 posti liberi, quindi è necessario che io faccia questo video. Scusatemi la ripetizione a cui sarete sottoposti, ma farò un video proprio pillola per questo. Voi potete anche non vederlo perché per voi non cambia nulla, però ve lo volevo dire per non risultare pedante. Vi auguro una buona notte, bravi tutti ragazzi. Oggi mi sentirete dire una frase che non ripeterò più, tanto siete stati bravissimi, veramente tutti bravissimi. Anche quelli a cui ho fatto qualche appunto erano comunque disegni straordinari. Avete ricominciato alla grande, quindi bravi voi. Un grande bacio e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, vi voglio bene. E la cioccolata? E la cioccolata ora arriva. Evviva!